in camera da letto ho trovato un coltello a serramanico parecchio grande che i carabinieri hanno sequestrato, quindi a maggior ragione dovesse risuccedere, vorrei risuccedesse così. Io non c'ero, il cane sta bene. Questa residente di via Michelangelo è consapevole di quello che sarebbe potuto accadere se solo fosse rientrata in casa mentre c'erano ancora i ladri armati di un coltello ritrovato abbandonato in una delle stanze. Questa zona, a due passi dalla chiesa di Zermane, è solo una delle tante prese di mira a Mogliano negli ultimi giorni dai malviventi. Qui il colpo tra le 19 e le 21 in un quartiere residenziale. I ladri probabilmente hanno tenuto sott'occhio i movimenti dei padroni di casa prima di introdursi da una delle finestre della cucina. Era appena andato via mio papà alle 7, per cui loro stavano aspettando di vedere lui uscire. Il cane era dentro, è spaventato, ma credo non gli abbiano torto neanche un pelo. Dopo aver girato indisturbati per la casa e aver messo a soqquadro ogni stanza, sono scappati portando con sé anelli e braccialetti, ricordi di famiglia spariti per sempre, ignorando alcuni elettrodomestici costosi. Uno stupido fonetto da 20-30 euro da viaggio e se lo sono portati via. Nei giorni scorsi i malviventi in azione anche in via Selve, in una strada trafficata con diverse abitazioni. In una di queste, intorno alle 17:30, sono riusciti ad entrare passando da una finestra posta sul retro, portando via oggetti in oro dal profondo valore affettivo. In un'altra villetta, invece, i ladri hanno atteso che marito e moglie uscissero per andare al supermercato intorno alle 11 prima di tentare il colpo. Hanno tentato di forzare il serramento. Una volta che si è aperto leggermente è intervenuto il sistema d'allarme. Nel giardino di Diego Bianchini, invece, i ladri sono solo transitati, incuranti della presenza del padrone di casa e di diversi operai. Sono circa le 10 del mattino. Erano passati da casa mia delle persone per poi andare a compiere un furto ai vicinanti qui. E il vicinante credeva che appunto fossero degli operai che stavano lavorando. Sempre Bianchini racconta di un altro colpo accaduto poco distante dalla sua abitazione. In questo caso i ladri sono stati immortalati da una telecamera. Queste persone operavano praticamente in tre dal video. Due smontavano, uno restava in automobile e diciamo che quello in auto faceva da palo e gli altri agivano. Adesso Diego, professione giardiniere, teme che possano tornare portando via gli attrezzi che utilizza per il suo lavoro. Adesso sì, chiudo di più, ho messo degli allarmi. È preoccupante. Preoccupazione la sua, condivisa anche da altri residenti. Sei dentro la tua casa che non è più, non la senti più tua perché è stata violata.